la capisco. Sai, Nina, è davvero ridicolo. Non doveva mettere proprio quel cappello. Vede, caro signore, a casa mia si fa soltanto quello che decido io. Io ho detto sposatevi e loro si sono sposati. Si sono sposati, sì, certo. Parola di Paolo Pegna. Sicuramente tua figlia non se l'aspettava un matrimonio del genere. Eh beh, no. È fin troppo bello per quella mocciosa maleducata. Ma per favore, Rita, la smetta. Non capisco perché fa così. Su, oggi è il giorno più importante della vita di sua figlia. Leonardo, sì. Vieni un attimo qua, perché devo dirti una cosa. Si può sapere che cosa vuoi, mamma? Ascolta. E allora? Stavo aspettando il momento giusto per parlarti. Sai che è venuta qui oggi, Laura. Oh, no, non me lo dire. Se avessi visto come si è presentata, era furiosa. Non ti dico quanto ho faticato per convincerla ad andarsene, ma ha detto che tornerai, allora... preparati, E adesso chissà cosa mi capiterà. Ehi, cosa ti succede? Hai visto un fantasma? Se tu sapessi in che pasticcio tremendo mi ritrovo, Luciano. E quando poco fa siamo usciti per andare in municipio, Laura è venuta qui a casa e ha parlato con mia madre. Era furiosa perché non sono andato a prenderla. E le ha detto che sarebbe tornata. Che meraviglia, avremo lo spettacolo gratis allora. Lo sai cosa ti dico? Ricordati il proverbio, amico. Chi troppo vuole, nulla stringe. Lo sai, Enzo. Mi piacerebbe tanto vederti completamente felice. Sarebbe bello. Ma né tu né io lo siamo. Ah, Federica, sono molto, molto spiacente, ma dobbiamo andare via. Oh, che sì, cara Angelina, no, è rimasto solo e a quest'ora sarà sicuramente morto di stanchezza, povero uomo. Ma rimaniamo ancora un po', non essere cattiva, per favore. No, dai. Tesoro, ricordati, prima il dovere e poi il piacere, d'accordo? E va bene, guarda, allora Federica, rimango solo. Quando uno mi dispiace. Io non può più far nulla, si vive come degli schiavi. Sì, questo certo, è il problema. Maria, è la verità. Comunque, figliola, tua madre ha ragione, perdonami se mi intrometto, ma a me sembra che tu abbia il dovere di aiutarla. E se può consolarti, se ne andranno tutti fra 5 minuti. Ormai la festa è finita. Ah, avevo preparato un pezzo di torta da portare ad Angelino. Dammi quel pacchetto, Nina. Eccolo qui. Ah, Angelo, oh, sono grazie, veramente grazie, Federica. Gli farà molto piacere. Se la festa continua e io riesco a chiudere, più tardi magari faccio un salto con Angelina. Sì, ritorniamo. Certo, certo. Sì, sì, bene. Arrivederci, Arrivederci e grazie. Ciao a tutti. Ma veramente volete andare? Ucciso mia madre. Che peccato. Ciao, ci vediamo. Ciao. Mi dispiace tantissimo, Lidia. Se potete ritornare, ciao, amore mio. Ciao Anna Maria, e saluta Angelo, mi raccomando. Ciao. Lo farò. Beh, venite a trovarci. Ciao. Arrivederci, ciao. A presto. Mi raccomando. Fate la strada, che sono andato. Disgraziato che non sei altro. Meno male. Dio mio, come mi sono salvato. Amico mio, come mi sono salvato. E ora posso respirare. E adesso provo a immaginare che cosa faccio. Adesso vado a prendere la bionda. Adoro cambiare il colore dei capelli. Ed è tutto a posto. Due caffè. Insieme ai due caffè, una fetta di torta. 2,70, amico. Esatto. Bene. Tre. E il resto mancia. Le porto subito il caffè, signore. Ciao, Angelino. Salve, signora Anna Maria. Guarda, qui c'è una bella sorpresa che ti ha mandato Federica, caro. Ma com'è stata gentile, non doveva. Com'è andata la festa? Una festa incantevole, Angelino. Siamo andati via proprio nel momento migliore. E come mai? Eh sì, come sempre abbiamo rinunciato. Oh, quanto mi dispiace. Senti, andiamo a riordinare la cucina insieme. Certo. Avrei un mucchio di cose da raccontare. Sono curioso di sentire. Andiamo. Ascoltami bene. Questa sera noi due risolveremo la questione. Noi due da sole. Mi hai sentita? Che paura, su, che vuoi? Sono venuta a fare i conti con te, Lidia. E una volta per tutte, che ti piaccia o no. Oh, meraviglioso. Tu devi soltanto toglierti di mezzo. Perché sono proprio stanca di vedere quella tua faccia da stupida bambolona. Sparisci. Brutta come sei, se tu avessi la mia faccia, anche per un solo minuto, ti sembrerebbe un miracolo. Tu pensi? Ti sbagli di grosso, figliola. Io sono molto contenta di aver visto.
faccia almeno è onesta e la faccia di una donna per bene. Sai cosa si vede sulla tua faccia? Solo invidia. Invidia? Ma fammi il piacere. Già, tu muori dall'invidia, perché a Leonardo piacciono le bionde come me. Ma se ti tingi persino le orecchie, poveretto, pensi che non si veda? Insomma, finiscila, chi ti credi di essere? Senti, cara, ma tu non ti sei mai guardata allo specchio? Non ti rendi conto della differenza che c'è fra noi due, tesoro? E meno male che c'è la differenza. Tu sei solo una figlia di papà, mentre io sono una donna vera, lo capisci questo? Non sarò bionda come te e forse non avrò la pelle liscia come la tua, però io lavoro, cara la mia bambina, e me ne vanto, capito? Io saprei badare a un marito. I tuoi bei discorsetti non mi interessano. Tu, Leonardo, devi lasciarlo in pace. Oh, ma guarda un po', e perché non lo lasci in pace? Lui tu? Sta con me, lo capisci? Perché tu l'hai obbligato. Ma lui ama me. Ma fammi il piacere, se non sa neanche che esisti. Ah, no. No. Ah, poveretta. Viene da me tutti i giorni, mia cara. Guarda, te lo dico per l'ultima volta. Lascia stare Leonardo. E perché non lo lasci tu? Perché è il mio uomo. Ti sbagli, lui è solo mio. Era mio prima che tu arrivassi. Ma allora non capisci. E va bene, va bene. D'accordo, io userò un altro sistema. Senti, Bella, le minacce con me non servono. Forse non riesci ancora a capire con chi hai a che fare in questo momento. Brutta schiaccia, sgualdrina, ma io ti giù le mani! Lo sapevo che ti sarebbero picchiate! Per favore, Lidia, fermati, basta! Fuori, basta! Per favore, la smetta! La smetta, per favore! Ma signorina, stia ferma! Ma com'è possibile che vi avveleniate così tanto la vita per colpa di un disgraziato, un donnaiolo che fa le neanche un per favore! Ma insomma! Dica sua figlia, basta, lasciarmi tranquilla! Lei è venuta a provocare! Ora basta! Adesso basta! Sei una questo è un locale per me! Se ne va! Voglio scampo! Basta! Basta, se ne vada! Smettila! Finiscila! Perché Leonardo smettila, se lo difendi, e hai il coraggio di venire a provocarmi in casa mia e vada, vada da Leonardo, sentirà cosa le dice a quella brutta bionda da strapazzo. È tutto questo per un uomo che non vale niente. Povera Lidia, stai sprecando la tua vita. Oh, mamma mia. E si può sapere dove eri finita, Laurita? Volevo portarti con me alla festa. A quest'ora? No, adesso no. Come adesso no? Ma invece sì, e questo è il momento migliore della festa. Credimi, è il più divertente. Il resto era noioso. Le firme sui documenti, il taglio della torta, i brindisi. Eh? Aia, madonna! Ne fai bene attenzione a quello che fai, bionda, e potresti anche pentirtene. Ci sei andato con quella stupida, vero? E io mi sono preparata e ti ho aspettato come un imbecille qui a casa. E tu non ti sei fatto vedere. Però tu devi capire che io avevo preso un impegno, tesoro mio, eh? Io ho cercato di liberarmi in fretta per venire a prenderti. Voglio portarti con me alla festa. Voglio che tutti quanti possano vedere quanto sei bella, mi hai capito, vero? Ma certo, per poi farti vedere dappertutto con quella smorfiosa. Ma perché vuoi continuare ad umiliarmi? Non ti rendi conto che mi fai solo del male? Vabbè, amore, dai, adesso non esagerare. Sentimi bene, non sono la sostituta di nessuno. E tantomeno di quella stupida. E guarda, Leonardo, io questo non intendo sopportare. Ah, sì? Dopo tutto quello che ho sopportato io. Che cosa hai sopportato tu? Cosa? Ti sei già dimenticata di quando è venuta qui tua madre a trattarmi male, a insultarmi, a dirmene di tutti i colori e anche peggio? Sì, ti pare sì, sì, questo? D'accordo, però io ti ho sempre difeso. E non ti importa che io passi le mie giornate a scaricare i mobili con Aurelio, per poterti mantenere? Non ti interessa questo? E i sacrifici che ho fatto io per te, allora? Ho lasciato la casa, le comodità, il lusso, solamente per te e per il bene che ti voglio. L'hai fatto soltanto perché ne avevi voglia. L'ho fatto per amore. A chi te l'ha chiesto? Dai, amore, non fare così. Non devi piangere, sta tranquilla. Non essere triste, su, per favore. Noi stiamo bene insieme. Siamo felici o non siamo felici? Che bella domanda. Non sei contenta quando stai con me? Sì. E vedi che ho ragione? Sì. E allora? Dammi un bel.
bacetto. Su, dai, dammi un bacetto, un bacetto, un bacetto, un bacetto, un bacetto, un bacetto piccolino, un bacetto piccolino, 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 dai, un bacettino. Leonardo, io ti amo tanto. Basta, amore mio, non piangere più. Perché quando piangi diventi più brutta di Aurelio, lo sapevi? No, ti ho detto una bugia, sei sempre bellissima. Sei una meraviglia meravigliosa. Leonardo. Con quegli occhi da tigre che hai. E questa bocca tutta da baciare. Da baciare. Da baciare. Sai che cos'è la tua bocca? È tutta da baciare, mi pare di avertelo già detto. Così va un po' meglio? Dai, coraggio, bambino. Un sorrisino, piccolino. Dai, fammi vedere i colori. Dai, coraggio. Dai, lasciami stare. Ecco, bene. Tu devi essere contenta, devi essere felice. Non devi piangere. Non posso vederti triste, mi fa soffrire. La tua faccina tristina, dolce amore. Leonardo, ascoltami, Leonardo. Noi potremmo essere davvero molto felici insieme. A me non importa niente di niente di quello che è stato. Io sono così felice quando sono con te. Quando sto al tuo fianco, solo che non potrò mai fidarmi completamente di te sapendo che hai un'altra donna. Questo non è giusto per nessuno, capisci cosa voglio dire? Non ti stai comportando correttamente con nessuna di noi due, amore. Vorrei che per una volta tu capissi me, invece. Leonardo. Che c'è? A questo punto tu devi scegliere. Mi dispiace, ma devi scegliere. Non puoi chiedermelo adesso, non sono preparato a queste domande. Io non... Andiamo alla festa adesso, Laura. No. No, adesso no. Io resto a casa. Lo stato in cui hanno lasciato questo tavolo, si riesce a capire facilmente che razza di gentaglia frequenta questa casa. Senti, nonna, Federica e Nina si sono offerte per rimettere tutto a posto, ma io non ho voluto. Domattina farò una bella pulizia generale. Per il momento comincio a sparecchiare, nonna. Oh, le mie coppe! Vi siete permessi di usare le mie coppe? Ma nonna, ne ho prese solo due, erano per gli sposi. Volevi che brindassero nei bicchieri di carta? Oh, Dio mio, meno male che si sono salvate. Sai, anche se il servizio è incompleto, sono un caro ricordo di famiglia. Comunque, quando mi trasferirò nella mia nuova casa, io comprerò anche un bel servizio di coppe in puro cristallo di Boemia. Anzi no, due! Così ne avrò sufficienza per i ricevimenti. E adesso, mia cara, lavale per bene, riponele con molta attenzione perché me le voglio portare via. Sì, nonna. Ah! Vedo che è avanzata un po' di torta a metterla da parte, eh? Perché anche se ho mangiato piuttosto abbondantemente, sono così golosa che finirò no, per assaggiare no, un nonna, pezzettino. No, nonna, per favore, lo sai che non puoi, ti fa male. Ma perché no, scusa? Perché no, nonna. Lo sai che i dolci ti fanno male, perché vuoi ancora rischiare? Io sto benissimo, sto perfettamente bene. No, nonna, è da troppo tempo che non ti curi, lo sai. Non permetterò che tu stia di nuovo male. Insomma, basta, basta, sono stufa delle tue iniezioni e di questo tuo controllo. Meno male che domani me ne andrò da questa casa. Ah, e sappi che Vincenzo verrà via con me. Questa è una decisione totalmente irrevocabile. Ne ho già parlato con il signor Aguirre e... E lui si è comportato proprio come un vero cavaliere. Mi ha portata a cena in un ristorante di gran lusso, prima categoria. Che raffinatezza, Dio mio, che bell'ambiente, che ottimo servizio. Oh, mi sembrava di vivere dentro un sogno. E intanto pensavo che presto tornerò in quel mondo che tanto ho desiderato. E Vincenzo, come ti ho già detto, verrà via con me, capito? Senti, nonna. E Margherita? Ora sono marito e moglie. Certo, malauguratamente dovrò sopportare anche quella svergognata. Comunque.
Comunque, poi si vedrà. Per il momento il signor Aguirre è molto buono e ha accettato. Beh, insomma, questo è quanto. Tuo fratello verrà via con me e tu finalmente potrai restare sola. Buonanotte. Senti, Stefano, ho detto a Mirta di non passarci nessuna telefonata. Così noi potremo chiacchierare tranquillamente. Ti giuro che sto morendo dalla curiosità di sapere che cosa vuoi dirmi. Quando eri in vacanza mi cercavi disperatamente, ma adesso che sei qua non trovi un momento per parlarne. Vedi, il fatto è che forse ho trovato una soluzione accettabile. Mm-hmm. Però non è una soluzione definitiva, ma solamente provvisoria. Bene, di che cosa si tratta? Tu la conosci bene, Ornella. Ah, volevi parlarmi di lei? Sì, la questione riguarda proprio lei. A dire il vero, io non pensavo che... Scusate, ecco il caffè. Ah, molto gentile, Mirta. Signor Francesco, le ha telefonato sua figlia. Ah, davvero? Sì. Ma avevo l'ordine di non passare nessuna telefonata. Perciò le ho detto che lei ancora non c'era e che non sapevo quando sarebbe arrivato. Bene, molto bene. Grazie mille, Mirta. Mi ha fatto tantissima pena. Capisco, la ringrazio. Grazie a lei, signore. Allora. Vedi, il fatto è che Adriana mi cerca quasi tutti i giorni per telefono. Le ho dovuto dare il numero di casa. Adesso, prima di dormire, ha preso l'abitudine di telefonarmi. Sì, capisco. Vuoi parlarmi del tuo problema? Stefano, ho affittato una casa. Con un'opzione d'acquisto. Una casa? Sì, è stata un'idea di Ornella. Perché vuole che vadano a vivere lì anche sua nonna e suo fratello. Fammi capire, ti sei lasciato convincere? Ma senti, non è poi un'idea così malvagia. Il divorzio lo otterrò sicuramente. E io voglio sposarmi con Ornella. A quel punto vivremo senz'altro lì. D'altro canto, tu sai benissimo che a me i pied-à-terre non sono mai piaciuti. Ho troppo bisogno di spazio, di aria. Voglio avere un giardino. E ho pensato che questa casa, che è molto bella, fosse un buon investimento. In realtà è veramente un ottimo affare, Stefano. Mm-hmm. Scusa, quanto vale? 900.000 australes. Hai detto 900.000 australes. Sì, però non bisogna pagare tutto subito. Mi hanno detto che l'anticipo minimo è di soli 300.000 australes. Il resto è pagabile in rate fisse, a interessi bancari. A me sembra veramente un ottimo affare, non trovi? Ma Francesco, sei diventato matto. Se vuoi fare fallire l'azienda, con tutti i problemi che abbiamo. Sì, ma è una situazione transitoria. No, tu hai trascurato il tuo lavoro. Quanti miliardi di volte ti avevo avvertito che i tuoi problemi personali avrebbero finito per rovinare l'azienda. Guarda che la colpa non è solo mia. È soprattutto della grave crisi economica che attraversa il paese. Ma no, queste sono solo scuse, amico. Ma quando ti sei messo con Ornella, sei diventato un'altra persona. Ah sì, hai perso ogni senso di responsabilità. La concentrazione sul lavoro. Senti, Stefano, hai fatto una follia dietro l'altra. Prima sei scappato a Miami, poi te ne sei andato nei Caraibi. Non telefoni in ufficio per giorni interi. Non vieni ai consigli d'amministrazione.
Sei cambiato. Insomma, quella donna ti ha fatto impazzire. Non è affatto così. E adesso per giunta mi tiri fuori questa enorme idiozia. Vuoi comprarti una casa che costa 900.000 australes. Ascolta. Non potevi sceglierti qualcosa di un po' più ragionevole? Il fatto è che Ornella la vuole a tutti i costi. Ornella? Sì. E oggi dovrebbe trasferirsi lì la signora Justin. Quindi, in un certo senso, ormai io mi sento quasi in dovere di comprarla. Ascolta, Francesco. Come amministratore della nostra azienda, io non approverò questa spesa. E io, come presidente di questa azienda, giuro che comprerò quella casa. L'ho promesso ad Ornella. E manterrò la mia parola. Su, nonna, deciditi una buona volta. Va bene, un momentino. Devo controllare che i facchini prendano quello che mi serve. E così finalmente la signora Josephine va via da questo quartiere. Sarà felice come una Pasqua, immagino. Ma certamente. Questo è un giorno memorabile per me. Perché da oggi tornerò ad essere donna Josephine Elvira Pacheco de Quintana. Questo è l'ultimo. Qui c'è tutto. Ecco, vediamo. Sì, c'è tutto. E quella è la valigia con i miei abiti, la borsa con le fotografie e i miei souvenir. Ah, la cassa con la cristalleria. Bene, c'è qualcos'altro da portar via? La mia poltrona. E gli altri mobili, signora? C'è il letto e c'è il... No, queste anticaglie no. Nella mia nuova residenza, no. Lì tutto deve essere nuovo, molto lussuoso. Mi scusi, signora Josephine, pensavo che lei volesse morire nel suo letto, no? Che non volesse lasciarlo qui. Morirà prima lei, giovanotto. Io camperò altri 100 anni. Basta, nonna. Adesso sbrighiamoci, per favore. Oh. Dai, Luciano, vieni qua. Portiamolo giù. Sì, dopo... va bene, ma dove andiamo senza indirizzo, scusa? Ah. Ma che stupidaggine, eh? Tutto un camion per trasportare 2 o 3 cianfrusaglie. Signora Josephine, se vuole possiamo caricare. Grazie, ma la signora viene con me in macchina. Sarà comodissima. Vogliamo andare adesso? Su, andiamo. Prendi qua, forza. Forza, forza. Cerchiamo piano, di non fate piano, ragazzi. Cominciate a caricare e fate attenzione. Vediamo. Dai, nonna, sbrighiamoci. Ormai non c'è più molto da dirsi, no? Lei mi perdonerà, signora, se non la invito nella mia nuova casa. Ma vede, è un quartiere esclusivo e lei non si sentirà da suo agio. No, signora Josephine, non si preoccupi. Non mi sognerei mai di mettere piedi in casa sua. Elisa, quando ritornerà Vincenzo, digli di venire direttamente là. Siamo d'accordo? Sì, nonna. Figliola. Mi dispiace molto di lasciarti sola, senza la mia guida. Però sei tu che l'hai voluto. Addio. Scusa, ma adesso non posso commuovermi. Io non ho mai sopportato gli addii, figliola. Ornella, abbi cura di lei. Abbine molta cura, ti prego. Sta tranquilla. Avrà un'infermiera a sua disposizione. La nonna è come una bambina. Deve averne cura perché... Sì, lo farò, Elisa. Sta tranquilla. Non le mancherà nulla. Se un giorno ti capitasse di cambiare idea, avvertimi. Sai bene che ho fatto questo non soltanto per me, ma anche per tutti quanti voi. Che siete la mia famiglia. Non dimenticarlo mai. Non piangere. Non piangere, bambina mia. Povera, se ne sono andati. La nonna se n'è andata. Se ne sono andati tutti. Su, mia cara, fammele vedere.
Oh, che belle. Mi hanno fotografata in 4 pose diverse. Uh-huh. A me sembra che siano davvero belle, no? Sì, stai benissimo. Certamente tu sei molto carina. Però anche il fotografo, senza dubbio, è molto in gamba. Me l'ha raccomandato Luca. E visto che era un suo amico, si è impegnato. Bene, secondo te quali dovrei mandare ai giornali? Ah, vuoi dire quelle per l'annuncio del tuo matrimonio? Mm-hmm. Che strano. Non posso non ripensare al matrimonio di Lauretta. Io stessa avevo mandato le sue fotografie ai giornali. E invece poi tutto è finito nell'angoscia e nella disperazione. Ah, che tristezza. Ah, Lauretta, quanto dolore per causa tua. Ma che notizie hai di Lauretta? Beh, sono andata a trovarla. Stefano si è arrabbiato a morte, naturalmente, però che cosa posso farci io? È mia figlia, la mia unica figlia. Sì. E come l'hai trovata? Scusa, ma non mi va di parlarne in questo momento, perché vedi, la cosa mi deprime troppo. Una ragazza come Laura, che è stata abituata a vivere nel lusso, non può ridursi in questo stato. Ma è sempre innamorata di quell'uomo? Ma come può essere innamorata di quel bruto, di quell'ignorante? Già, è quello che dico anch'io. E pensare che quando l'ha conosciuto le sembrava un gorilla. È chiaro, è come la storia di King Kong. Le è piaciuto e si è fatta rapire. Spero che un giorno o l'altro si decida ad aprire gli occhi, si penta di quello che ha fatto e ritorni a casa. Prima che sia troppo tardi per rifarsi una vita. Perché? Nel nostro ambiente si è già saputo. No, no, sono riuscita a convincere tutti che Lauretta in questo periodo è in viaggio, grazie a Dio. Se riesco a farla tornare a casa, nessuno lo scoprirà, almeno spero. Mm. Senti, cambiamo discorso. Allora, quali mi consigli? Se fossi in te, sceglierei la prima. Sì, proprio questa. Sì, sì. Però anche questa non mi dispiace. Anzi, credo che le manderò tutte e due. Voglio che escano su tutti i giornali. Senti, Marzia. Elisa ha saputo del tuo matrimonio con Giancarlo. Probabilmente gliel'ha detto Nina. In caso contrario, lo scoprirà molto presto. Non è ancora pronta la cena, devo uscire. Elisa, ma questo frigo non funziona. Lillina, stirami una camicia, devo andare a una festa. Dobbiamo andare a vedere la casa, poi andremo a comprare i mobili. Se rifiutato, se avessi accettato il suo pentimento e non l'avessi escluso dalla mia vita, adesso avrei ancora il suo amore e il conforto della sua presenza. Non sarei così sola. Dimmelo se disturbo. Hai già qualche visita? No. Che strano.
Ultimamente, tutte le volte che ti ho incontrata, eri sempre in compagnia di qualche uomo, no? Ma che cosa vuoi, Giancarlo? Bene, credo che tu e io abbiamo ancora una certa questione in sospeso, non è così? Hai bevuto? Sì, ma non aver paura. Non penso certo di ripetere lo stesso errore dell'altra volta. Un errore per cui sono stato condannato senza possibilità di appello. È quello che meriti, visto che non hai perso l'abitudine di offendermi. Ti riferisci a quello che ho detto dei tuoi accompagnatori attuali? Ma non intendevo offenderti, davvero. Senti, Luciano, il tuo vicino, lo conosco. Ma non quell'uomo che non hai voluto presentarmi l'altro giorno. Chi è Elisa? Questo non può e non deve interessarti. E se mi interessasse? Se ti dicessi che non voglio che tu veda altri uomini? Giancarlo, non hai nessun diritto di parlarmi in questo modo. Forse è meglio che te ne vada. Aspetta un attimo. Ti prego, non trattarmi così. Ma Elisa... La prossima volta che ti presenterai in questa casa, ci penserò bene prima di farti entrare. Ascoltami. Giancarlo, tu non puoi comportarti così. Tu non puoi impormi la tua presenza. Noi dobbiamo parlare. Non c'è proprio più niente di cui parlare. Ogni volta che ci vediamo non facciamo altro che farci del male. Non credi che sarebbe meglio dimenticare tutto e pensare al futuro piuttosto? Non pensi che potremmo essere ancora felici? Ma è assurdo, Giancarlo. No, è proprio assurdo che tu mi faccia questa domanda. In questo momento qua... Perché non è possibile che tu abbia smesso di amarmi, Elisa. Non ci posso credere. Tu parli sempre soltanto dei miei sentimenti. Dei miei sono più che sicuro. Ma come fa una donna a dire se ama o se ha smesso di amare quando il cuore le è stato spezzato? Quando lei è ancora piena di amarezza? Elisa, io non voglio fare un passo che ci potrebbe separare, che potrebbe dividerci per sempre, prima di... Insomma... Prima di aver fatto ancora un ultimo tentativo, perché tra poco potrebbe essere Giancarlo, troppo tardi. Giancarlo, ma di che cosa stai parlando? Guarda, io non volevo venire. Sul serio, non volevo venire. Ma poi, all'improvviso, il mio amor proprio e la mia volontà mi hanno come abbandonato. Certe volte, quando sono da solo, penso che per noi tornare insieme sia impossibile, che per noi non... Giancarlo... Tu non sai più quello che stai dicendo. Per favore, io ti scongiuro, vattene. Ma poi la gelosia mi consuma. Penso che sto per perderti e che tu potresti innamorarti di un altro uomo. E questa idea mi fa impazzire. Elisa, noi due ci amavamo tanto. Sin dal primo giorno in cui ti ho conosciuta, io ti ho desiderata. E dopo quello che è successo tra di noi, l'altra volta, ti voglio ancora di più dopo quella sera. Non me la ricordare, Giancarlo, non me la ricordare. A volte non so se maledire quella sera o benedirla. Io chiedo solamente di dimenticarla. Ti prego, Elisa, ti è così difficile perdonarmi. Un giorno forse potrò perdonarti, Giancarlo. Però non posso dimenticare. Nel vero amore non esiste la parola dimenticare. E questo per il bene quanto per il male. Elisa, ascolta. Un amore come il nostro, un amore così sincero, è anche indistruttibile. No, Giancarlo, anzi al contrario. Per me il vero amore è qualcosa di fragile, qualcosa di delicato, che non si può colpire, non si può maltrattare impunemente. Perché altrimenti si spezza. E molto spesso per sempre. Ed è per questo motivo che le tue suppliche, le tue scuse non servono. Non possono cancellare tutto quello che è successo. Ti prego, Elisa, dimmi che cosa posso fare. Perché tu e io... Non lo so, Giancarlo. Non lo so. Ma che cosa vuoi, allora? Vuoi soltanto punirmi?
Giancarlo, ora sono io quella che sta scontando la punizione peggiore. Sono io che ho perduto l'illusione di poter vivere insieme a te. Sono io che ho perso, insomma, l'onore che volevo mantenere intatto fino al mio matrimonio. La purezza che avrei regalato soltanto all'uomo che avrei sposato nel momento che avrei deciso io e quando mi sarebbe sembrato più opportuno, seguendo un principio di vita che è sempre stato fondamentale per me, Giancarlo. Elisa, posso entrare? Ah, sì. Oh, scusami, se disturbo me ne vado. No, no. Entra pure, Federica. Elisa, ti ho già detto mille volte che sono pronto a sposarti anche subito. Voglio rimediare al danno. Questo non è certo quello di cui ho bisogno, Giancarlo. Ma io voglio darti il mio cognome, in modo che tu... Te lo puoi tenere stretto il tuo cognome, non me ne importa niente. Senti, Giancarlo, lasciami la mia dignità, è l'unica cosa che mi è rimasta. Elisa, ti prego, ascolta. No, Giancarlo, così no. Non è questo il modo. Così non puoi sperare che io ritorni ad amarti. Così no, Giancarlo, mi hai insultata e continui ad offendermi. Elisa, Elisa, aspetta. Un momento, signora Aguirre. È meglio che la lasci stare. Ma non lo capisce che Elisa è distrutta? Non vuole più parlare con lei.